sono accese le forge e hanno iniziato a battere il ferro e a cesellare gli oltre 300 fabbri provenienti da 16 paesi di tutto il mondo. A Stia si è così aperta la 25esima Biennale Europea d'Arte Fabbrile e ha preso il via l'11esimo Campionato del Mondo di Forgiatura che si concluderà domenica 3 settembre. Per noi è sempre una grandissima emozione accogliere tutti i fabbri, tutti gli sponsor, le istituzioni e avviare davvero un'altra volta questa 4 giorni stupenda di arte, artigianato, perché ormai le due cose sono veramente compenetrate, ormai è diventata veramente una mostra di artigianato artistico che coinvolge tutto il paese, centinaia di volontari, davvero tutti quanti. Il tema scelto per l'edizione 2023 è connessioni. Ci resta che assistere al loro lavoro e vedere quali meraviglie possano uscire da, come sempre, in queste tre ore in cui ciascuno dei fabbri lavorerà nel proprio posto. Ci stupiranno come sempre. Anche per questa 25esima edizione prosegue l'anificio Spazio Vuoto Incubatore di Idee, dove artisti di tutto il mondo espongono attraverso l'arte della forgiatura la loro voce. È un paese piccolo e questo è possibile proprio perché tutti partecipiamo, altrimenti non potremmo mai riuscire a portare avanti questo lavoro. Sarà infine un'edizione dedicata ai giovani. Al centro la neonata Scuola di Arti e Mestieri per la Formazione e Lavorazione del Ferro, intitolata alla memoria di Romano Mazzieri, uno dei volontari della Biennale recentemente scomparso. Perché è una prospettiva di lavoro che va oltre la massificazione nei lavori standard, ma invece esalta anche per i giovani talento e qualità su cui oggi c'è una potenzialità di remunerazione, perché poi la Toscana è attrattiva per l'artigianato di qualità e conseguentemente si creano professioni che danno il senso dell'importanza di un'attività formativa proprio sulla arte del ferro battuto.